mercato della Roma potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Attenzione alle novità e alla possibile rivoluzione di gennaio. Di fatto, nelle ultime ore, starebbe avanzando un clamoroso retroscena. Continua a tenere banco il periodo decisamente complicato in casa Roma, dopo la brutta sconfitta contro il Verona, il futuro di Juric resta ancora totalmente in bilico. La sensazione è che l'appuntamento in Europa League sancirà il dentro o fuori del tecnico croato. Non solo, attenzione alle valutazioni per il prossimo calciomercato di gennaio. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, infatti, l'entourage di Hummels starebbe valutando un addio immediato ai colori giallorossi. Dopo le parole di Juric delle scorse settimane, il centrale difensivo tedesco avrebbe iniziato a guardarsi intorno per valutare un addio immediato già a gennaio. Il tecnico della Roma aveva così ammesso: "Non guardo il curriculum. Kika sta facendo benissimo in quel ruolo. Porte chiuse per Hummels, pronto a salutare i giallorossi e abbracciare l'inizio di una nuova avventura. Tuttavia, tutto potrebbe dipendere dalle scelte della società giallorossa sul nuovo allenatore, qualora dovesse prendere piede il possibile esonero di Juric nel corso dei prossimi giorni, anche il futuro di Hummels potrebbe cambiare in maniera radicale. Sono attese novità, ma la sensazione è che Hummels lascerà la Roma a gennaio qualora le cose non dovessero cambiare in maniera immediata. Mercato Roma, attenzione al nuovo attaccante e agli addio di Paredes, non solo Hummels, attenzione anche al futuro di Paredes. Il centrocampista argentino, poco utilizzato da Juric, potrebbe decidere di salutare la Roma a gennaio. Poco minutaggio e ultimo nelle gerarchie del centrocampo giallorosso, sorpassato anche dal giovane Pisilli. Difficilmente l'ex boia giallorossa accetterà questa situazione fino a giugno. La Roma, dal canto suo, potrebbe avvallare l'addio dell'argentino, soprattutto per un discorso di monte ingaggi. Sul fronte acquisti, invece, non è escluso che i capitolini possano valutare l'acquisto di un attaccante centrale. Nonostante l'ottima prima parte di stagione di Shomurodov, la società giallorossa potrebbe valutare l'affondo su un Vicedovbic di maggiore affidabilità e adattabile, all'occorrenza, anche nel ruolo di trequartista centrale a ridosso dell'unica punta. Come detto, sono attese novità e occhio alle possibili sorprese.